Con una permanenza media di 3 giorni, Napoli dopo Roma è la città italiana in cui i turisti restano più a lungo e con un grado di soddisfazione registrato nei primi mesi di quest'anno superiore rispetto a quello già elevato del 2023. Sono alcuni dei dati emersi dal lavoro dell'Osservatorio Scientifico sul Turismo, strumento del Comune di Napoli per analizzare in modo costante i flussi di visitatori e garantire servizi adeguati, confluiti nel report Napoli cresce con il turismo. Abbiamo pensato nel 2023... anno del record e del boom che fosse l'effetto scudetto. In realtà già dai primi 5 mesi di quest'anno sappiamo che le presenze sono aumentate del 14-15%, quindi è un effetto Napoli. E Napoli deve e può approfittare di questo grandissimo fenomeno per fare in modo che il turismo diventi effettivamente un settore trainante di sviluppo, di occupazione, di crescita. La storia, il paesaggio, il folklore e l'enogastronomia sono gli elementi maggiormente apprezzati, con una valutazione quasi massima dai turisti italiani e stranieri. Ci presentiamo e vogliamo essere una città che ha capito che il fenomeno turismo può essere una straordinaria occasione e che la vuole utilizzare al massimo. Questo significa anche quello che abbiamo fatto l'anno scorso, la delibera nostra che blocca l'apertura di food and beverage nel centro storico. In netta crescita rispetto all'anno precedente anche i dati relativi ai pernottamenti, con una media mensile che tocca 1.200.000 presenze da aprile ad ottobre 2023 ed una valutazione positiva delle attività offerte in termini di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento, che spingono oltre il 90% degli intervistati a scegliere di tornare a visitare Napoli. Finalmente una politica di sistema che ci mostra come la qualità dell'offerta stia progressivamente migliorando, il gradimento dei turisti è molto alto, la destagionalizzazione oramai è una realtà. Sicuramente c'è un percorso ancora importante da fare, rafforzare il nostro brand che è già molto molto forte, migliorare ulteriormente i servizi, bisogna migliorare ovviamente anche l'offerta alberghiera che è ancora insufficiente per quelle che sono le necessità e le richieste che abbiamo. La diffusione dei dati sul turismo, che incide favorevolmente sulla crescita economica del territorio, precede di pochi giorni la presentazione del nuovo brand Napoli, un'installazione di 12 pannelli con la scritta Napoli in italiano e in inglese che sarà collocata in piazza Municipio nei pressi di via Acton.